Renault Captur Plug-in Hybrid, motorizzazione 1.6 ibrida, ovviamente ricaricabile da 160 cavalli complessivi. Ciao amici di Privacar, San Cesario, sono Davide, oggi vi proponiamo davvero un gioiellino. Ci sono tante Captur in vendita plug-in hybrid o full hybrid, ma con questo allestimento ne troverete davvero pochissime. Andiamo a scoprirla più da vicino, prima però vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. Andiamo! E andiamola a scoprire subito più da vicino, guardate che bella! Che bella con questa colorazione B-Color rosso metallizzato. La colorazione particolare è un optional dal costo di 960 euro e si chiama colorazione Marrakesh, che abbina questo rosso metallizzato al nero a contrasto del tettino, degli specchietti, di vari inserti anche nella calandra anteriore. Vi dicevo, allestimento particolare, è davvero molto raro, ne troverete pochissime in vendita, perché è l'allestimento Initial Paris, è uno dei più accessoriati e adesso andiamo a scoprire. Partiamo dall'avantreno, dove ci accolgono i gruppi ottici full LED, eccoli qui, davvero molto belli, il taglio aggressivo, sensori di parcheggio anteriori, cerchi lega B-Color. Eccolo qui, andiamo a vedere la misura da 18 pollici con degli pneumatici che sono estivi ed hanno ancora un buon battistrada. Frecce integrate negli specchietti neri lucidi, kit cromo nella parte inferiore, accesso keyless go, vetri privacy, tettino in cristallo apribile, altro optional dell'auto. E poi andando sul posteriore troviamo fari posteriori full LED, sensori di parcheggio posteriori, retrocamera e vi faccio vedere anche la capienza del portabagagli. Eccolo qui, così potete avere ben chiaro l'idea di cosa stiamo parlando. Adesso andiamo a vedere gli interni, partiamo dai sedili posteriori. Lo spazio per le gambe è discreto, considerate che i proprietari sono molto alti, quindi il sedile è tirato parecchio indietro. I sedili sono totalmente in pelle e sono rifiniti in maniera eccezionale. Guardate, abbiamo le finiture, i sedili sono neri, finiture delle cuciture, un rosato un po' tendente al bronzo, davvero bellissime, con questa trama a rombi poi fantastica. Come vedete sono perfette, abbiamo gli attacchi ISOFIX e sul posteriore troviamo anche doppia presa USB. Adesso andiamo a vedere il cuore dell'auto, i sedili anteriori. Sono rifiniti benissimo, ovviamente anche gli interni dei sportelli in pelle con le stesse cuciture, quattro specchietti, quattro finestrini elettrici e specchietti a gestione elettronica, sedile del guidatore ovviamente con la stessa trama di quelli posteriori, guardate che bel taglio che hanno, inquadro un po' più da lontano, eccoli qui piano piano, ovviamente non ci sono danni da segnalare, guardate che bello poi il tettino, stupendo. Il sedile del guidatore è anche a gestione elettronica e sia il sedile del guidatore che quello del passeggero sono riscaldabili. Ebbene sì, come vedete abbiamo anche gli attacchi ISOFIX anteriori. Vediamo il resto degli accessori e lo stato del volante, come vedete è perfetto. Chiudo un pochino la tendina così non abbiamo il fastidioso riflesso, eccolo qui. Tra i vari accessori, come vedete abbiamo qui, abbiamo anche il lane assistance, ovviamente la gestione degli fari, l'altezza regolabile elettricamente, abbiamo il volante riscaldato, cruise control nei comandi al volante, limitatore di velocità, bluetooth, richiamo vocale e poi abbiamo questo bel... scusate, non vi ho parlato del cruscotto che è totalmente digitale da 10.5 pollici, dove possiamo anche vedere il navigatore e ovviamente anche la modalità di guida e se stiamo andando a benzina oppure totalmente con l'elettricità oppure in un misto. Qui abbiamo il display, ovviamente bello ampio, touchscreen, dove possiamo gestire tutto l'infotainment, il navigatore e ovviamente anche i servizi CarPlay. Qui abbiamo i sedili riscaldabili, questo è il tasto per passare alla modalità totalmente elettrica, accensione e spegnimento tramite start e stop, il climatizzatore è automatico, doppia presa USB, presa AUX, bel portaoggetti e poi la manopola del
cambio automatico, davvero carina e ben fatta, freno di stazionamento comodo. E scusate, questo no, non è. E poi il cambio con i vari tasti di utilizzo, questo è il tasto per fermarci, il parking. E poi il freno di stazionamento elettronico in posizione abbastanza comodo, doppia porta bibite e bracciolo rimovibile che fa avanti e indietro. Qui abbiamo la gestione del tettino e devo dire che è estremamente comoda, infatti possiamo, basta girare la manopola, abbiamo diversi livelli da chiuso a totalmente aperto. Amici, spero vi sia piaciuta la lista di accessori infinita. Cosa importante, storia della vettura, ne parliamo adesso nel nostro test su strada. Eccoci amici del nostro test su strada, vi avevo promesso di parlarvi della storia dell'auto, è stata immatricolata nel 2021, è unico proprietario, i proprietari dell'auto l'hanno acquistata direttamente in concessionario Renault, ha percorso 26.000 km, tra l'altro la manutenzione è sempre stata eseguita in officina ufficiale Renault, rientrando in un piano triennale dell'auto. Per quanto riguarda invece la motorizzazione, abbiamo detto è un plug-in hybrid, complessivamente produce 160 cavalli, abbiamo tre modalità di guida, abbiamo la modalità EV dove la macchina va totalmente in elettrico e percorre all'incirca a batteria totalmente carica 60 km e per caricare totalmente la batteria con presa domestica all'incirca ci vogliono sulle 4 ore. Da zero ovviamente. Per quanto riguarda poi le altre modalità, abbiamo la modalità MySense, che è quella che sto utilizzando adesso io, dove ovviamente la macchina decide in base alla mia stile di guida, al percorso che sto facendo, alla velocità che sto utilizzando, se andare in elettrico o in ibrido con la trazione portata sia dal motore elettrico che dal motore elettrico. C'è poi la modalità MySense, che è quella che sto utilizzando io in questo momento, dove è la macchina che decide in base a vari fattori con quale modalità percorrere la strada, quindi se in elettrico, come ad esempio sto andando adesso io, o poi se accedere un pochino, passare in modalità a benzina, quindi con il motore termico. Dopodiché abbiamo la modalità più sportiva, dove ovviamente abbiamo sempre la trazione apportata da entrambe le motorizzazioni, con un aumento notevole delle prestazioni ma anche ovviamente dei consumi. Devo dire che comunque se state in città ad esempio o in extraurbano i costi di gestione sono davvero ridottissimi. Ottime le sensazioni alla guida, l'auto ovviamente silenziosissima, buone le plastiche utilizzate qui in pelle, la plastica è morbida nella parte superiore, un pochino più rigida invece nella parte inferiore. Di qualità comunque gli assemblamenti. Io vi ricordo che potete andare a scoprire tutti gli accessori visitando il nostro sito www.pivola.com, sezione San Cesario. E ultima raccomandazione, ovviamente potete venirla a vedere e provare e capire se potrebbe essere l'auto adatta a voi. Per questo vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione del video e fissare il vostro appuntamento. Per questa recensione è tutto, un saluto e alla prossima!